Sono almeno 42 i morti e decine i dispersi nella parte occidentale della Germania a causa delle forti piogge che hanno provocato inondazioni, frane, interruzioni del traffico ferroviario e stradale, oltre al crollo di alcune case. In Renania-Palatinato e Nordreno-Vestfalia, in particolare, i fiumi e torrenti sono usciti dagli argini, travolgendo tutto ciò che hanno incontrato sul loro cammino. Mevi catastrofe. È più di una catastrofe, dice un uomo. Sono un vigile del fuoco da oltre 50 anni e non ho mai visto niente di simile. Siamo corsi al piano superiore, è successo così in fretta che non potevamo fare niente, spostare qualcosa. Era già troppo tardi, racconta una donna. Anche in Belgio il maltempo sta mietendo vittime. La zona più colpita è quella della regione di Liegi, nell'est del paese, dove si contano almeno 7 morti. Le autorità locali hanno addirittura chiesto ai residenti e ai turisti presenti nella città vallone di andarsene se possibile, per paura che il fiume Mosa possa esondare. Sono arrabbiata con il comune per la pulizia dei canali di scolo, i vigili del fuoco che non sono arrivati in tempo. Ci sono persone intrappolate nelle loro case laggiù. Non c'è stata neanche una barca che è andata a cercare gli anziani. Le piogge non danno tregua neanche alla Svizzera. Resta massima fino a venerdì l'allerta legata alle piene nel Basso Vallese, nel Giura settentrionale e nella Svizzera nord-occidentale. Sul lago di Lucerna è stata vietata la navigazione.